Qualche giorno fa ho fatto una passeggiata nel mio terreno alla Conor McGregor e sopraggiunto al ponte di Squid Game. Ma tutta questa struttura qua di Squid Game, quant'è che l'ho pagata? Tutta questa struttura qua? Tutta la struttura dello Squid Game mi è costata circa 3-4 mila euro. Il mini bunker circa 5 mila euro. Accesso infinito più o meno 500 euro. Allacciamento dell'elettricità e prima bolletta 75 euro. Tutto questo terreno qua circa 10-15 mila euro. Notaio per fare il rogito 3K. Come potete vedere dalla schermata qua sotto, la cifra è veramente alta. Ma la cosa brutta è che quella cifra lì non tiene conto di tutto quello che ho speso per sistemare il terreno. E quindi oggi ti faccio vedere tutti i lavori che ho eseguito nel terreno durante queste settimane e quanti soldi ho speso. Posso lasciare una stanga come cancello d'entrata, raga? Cioè, basta che fai così, entri. Puoi entrare anche così, guarda. Addirittura c'è un terzo modo per entrare, passando attraverso le sbarre. Posso costruire bunker, mega bunker, ponti di Squid Game, eccetera, lasciare un cancello così? Ovviamente no. E quindi, raga, proprio da questo puntino qui iniziano finalmente i lavori al terreno di Michele Moltenti. Come vedete, mi sono fatto portare il mini Delex. Adesso iniziamo lo scavo del cancello. Mamma mia, quanto l'ho parcheggiata vicino. Pazzesco. Allora, raga, come vedete, sarà 10 minuti che sto scavando. Ho spostato forse 20 cm di terra. Non sono tanto pratico. Devo piano piano allenarmi, soprattutto per il mega bunker. Ma adesso faccio un mini switch con gli operai, perché sennò qua finiamo domani mattina, eh. Mamma mia, quei guantini pure. Scavo che abbiamo fatto, signori, che hanno fatto, che io non ho fatto un cazzo. Tutta la sede per il cancello è stata creata, adesso aspettiamo che arriva, che lo appoggiamo giù con la gru. Tra l'altro qui, raga, ho trovato un buco sotterraneo per lo scarico dell'acqua, quindi lo lasciamo giù che magari può servire. Circa mezz'oretta dopo è arrivato l'atteso camion con la gru a portarmi quasi 6 metri di cancello, con ingresso carraio e pedonale. Madonna, guarda qua che bello che... Ma si può essere così contenti per un cancello, raga? Si può. E poi è tutto da pitturare, eh. Mamma mia, che professionalità, eh. Gli ho anche spalmato un po' di antirugine, come potete vedere qua, soprattutto dove ci sono le piantane che vanno sottoterra, almeno si arrugginisce il meno possibile. Chiaramente, raga, questo cancello qua poi lo predisporrò per mettere anche i pistoni automatici. Vengo qua col telecomandino, pipì. La struttura l'ho fatta fare su misura dal fabbro, che con l'automazione dell'elettricista arriviamo a circa 3-4 mila euro totali. Fare sti lavori qua costa veramente un botto. Siamo al giorno dopo, raga, guardate quanto è bello questo cancello. Abbiamo fatto anche i due pozzetti, uno qui e uno là, per collegare l'elettricità. Poi devo mettere anche la telecamera, anzi un centro di telecamera, perché raga, qua diventa l'area 51, eh. Con il mio Delex ho fatto anche tutto lo scavetto qui per arrivare alla colonna dell'elettricità, un altro pozzettino anche lì, in modo tale che qualsiasi problema abbiamo possiamo controllare. Adesso mi metto qua, mi metto all'operaio, levati un attimo dalle palle perché voglio scavare anche io, Adesso voi penserete, ma perché c'è una barra sopra? Come faccio a entrare? Raga, quella lì è stata portata, saldata al cancello, in modo tale che durante il trasporto non si sverza via. Adesso la stiamo tagliando, la stiamo tirando giù e poi finalmente possiamo aprire le ante, raga. Non vedo l'ora di fare l'inaugurazione del cancello. Vedete questa qua? Questa qua è la tenaglia, raga, e serve per aprire le due ante. Attenzione! Olè! Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per YouTube. Il cancello è completamente finito, però posso lasciare l'entrata fatta così, tutta sporca, piena di sassi, con i dislivelli? Assolutamente no. E quindi ho ordinato un camion di mista che la faccio scaricare proprio qua davanti. Facciamo anche una bella entrata con i fiocchi. Finalmente abbiamo completato la parte entrante al mio terreno. Guardate quanto è bella adesso. Cioè, guardate il prima e guardate adesso. Che figata. Chiaramente tutta la ghiaia l'ho messa anche all'interno. Adesso manca soltanto l'elettricista per motorizzare il cancello. E questo pezzettino qua è finito. Sigla di GTA a parte, 3 giorni di lavoro, mano d'opera, operai, pozzetti, ghiaia, eccetera, eccetera, mi sono partiti altri 1000/2000 euro.
La recinzione, oltre a rifarla, l'ho anche spostata. Lo spazio che c'è tra la riga bianca e la recinzione è circa 3 metri. Posso mantenere 3 metri di distanza, che tutti i miei confinanti sono molto più vicini. Ho quindi preso l'architetto, ho fatto tutta la documentazione in comune e abbiamo fatto spostare la recinzione a 180 centimetri dalla riga bianca. Allora, 180 anche da qui, vai. Raga, questo qua è il primo buco che abbiamo fatto, che hanno fatto con la trivella. Nel video scorso mi sembra che non l'avevo fatta vedere. Dovremo fare la stessa operazione lungo tutta la strada. Come vedete, il Delex funziona da Dio. Mamma mia, che trivellone, signori! Che trivellone che ho preso! Dai, raga, fatemi fare una prova anche a me con un buchino, dai! Raga, non so se ci rendiamo conto, ma facciamogli vedere come si fa, va. Scherzo, raga, in realtà sono impedito. Dopo aver completato lo scavo di tutti i buchi, siamo passati con filo e bolla alla posa dei paletti a T. Paletti a T perché hanno questa sezione qui, non perché... Ah, poi sono arrivati i fan. Porco Dio, te la lancio nel bosco. Porca puttana. Ciao, raga! Come potete vedere, tutti i paletti sono stati messi, raga. Sono quasi le 6 di sera. Adesso bisogna aspettare che si asciuga, poi si mette la rete e poi bisogna fare anche tutto il pezzo di qua. Signori, e anche per oggi abbiamo lavorato. In realtà lavoro anch'io, non si vede nel video, ma aiuto anch'io. Poteva procedere tutto per il verso giusto, raga? Assolutamente no. Il giorno dopo è arrivata la polizia locale. Sono io, qual è il problema? Dopo vi spiego. In ogni caso, tutto il materiale per la recinzione, la posa dei paletti di quella giornata lì, 2500 euro. Raga, non so se avete visto, ma le spese stanno continuando a salire. Ed è quindi un bene avere molteplici entrate. Io ho YouTube, ho la mia azienda, e guarda un po', investo anche nelle cripto. Con cosa investo nelle cripto? Con Bitpanda, raga. Una delle principali piattaforme europee e hanno anche la sede fisica a Milano. Si può investire in oltre 1000 tipi di asset digitali, tra cui criptovalute, metalli preziosi, azioni ed ETF. Ci sono addirittura i cripto indici, che per chi non lo sapesse è come un paniere con dentro tante cripto, tipo un mix che comprende le più storiche, le più note e anche quelle emergenti. Chiaramente, raga, l'applicazione è inutile che ve lo dica, è semplicissima, acquisti, vendi, c'è il tuo portafoglio con i soldi, c'è il grafico, insomma, tutto quello che ti serve alla portata di smartphone. Tra l'altro, per i più esperti, c'è anche la carta fisica che potete utilizzare in giro nel mondo per spendere le vostre risorse digitali. Vi lascio tutti i link in descrizione, ora continuiamo con la recinzione. Allora, buongiorno raga, oggi dobbiamo fare il pezzo da questa parte. La parte sinistra dell'entrata del cancello è piena di colline. Qua ci sono anche un sacco di piante in mezzo. Partiamo. L'operaio scarica quindi il delexino, inizia a tirare in piano il terreno e dopo circa 2-3 ore si presenta la polizia locale. Sono io, qual è il problema? Siamo riusciti a scoprire chi sei. Oh, nel senso buono. Devi scuotere il cartello del cantiere che sta facendo i lavori. Quello bianco. Vi dico la verità, raga, per un attimo mi sono preoccupato. Invece poi abbiamo finito a chiacchierare di YouTube. I video sponsorizzati funzionano così. Con YouTube ce l'ho. Poi c'è anche la pubblicità di YouTube. Cioè, con YouTube guadagni pochissimo, non ce la fai a mantenere. È per quello che poi ci sono gli sponsor. Grazie mille. Ciao, ciao. Sono stati molto molto gentili, tra l'altro mi hanno riconosciuto, hanno detto: ah, tu sei quel ragazzo che è di qua di là, su di giù. E anzi, sono miei fan anche i poliziotti. Ah, grandi. Sono andato a prendere anche il foglio dei lavori da appiccicare fuori. Devo metterlo 3 giorni fa, ma va bene. Michelino Brighella. Tanto la ruspetta sta continuando a livellare il terreno, stiamo tirando via l'erbacca. Così creiamo il piano per la recinzione. Signori, primo rotolino di rete steso. Adesso bisogna fare in fondo là. Come potete vedere, la recinzione è un pochino più alta rispetto al terreno. Quindi ho appena chiamato, faccio venire qua 2 camion di terra, in modo tale che quell'angolino qui lo alziamo un pochino e facciamo tutto un piano fatto bene. Questa qua è tutta la rete che hanno appena finito di posare. Qua c'è tutto il rotolo nuovo che poi andrà messo sui pali. Raga, guardate cosa abbiamo appena scaricato.
quanto è di terra? 14 metri cubi di terra, raga. In modo tale che abbelliamo anche tutto il lato stradale. E diventa tutto un lavoro fatto bene, perché non è che penso solo alla mia recinzione. Io voglio anche che comunque da fuori si veda tutto bene. Se dovesse passare via al comune, dice: ah, cazzo, ma che bello che hanno fatto. Quindi, tanta roba. Però, tanti soldi, cazzo. Nelle ore seguenti, dopo aver spianato tutta la terra e tirato via la vecchia recinzione, abbiamo creato un fosso da circa 30 metri per il drenaggio dell'acqua. Allora, tre tubi, diametro 125 per scaricare tutta l'acqua. Quello là è un rotolo in TNT per non far andare dentro la terra da sopra. E poi mettiamo un altro tubicino grosso tipo così, perché sia mai che qua in fondo voglio mettere un'altra telecamera. Caccia pallino! Una volta ricoperti i tubi ci siamo accorti che serviva altra terra, dopodiché abbiamo messo su anche l'ultimo pezzo di rete e finalmente i lavori erano stati completati. E quindi raga, adesso vi porto direttamente al terreno per vedere com'è venuto. Eccoci qua raga, siamo arrivati finalmente al completamento dei lavori grossi al terreno. Questo qua ormai posso tirarlo via. Intanto raga, preparatevi perché settimana prossima esce un nuovo video bomba assurdo. Vi dico solo una cosa: 100 metri di cavo d'acciaio. Con questo ho detto tutto, eh. Ecco finalmente a voi raga com'è venuto il lavoro finale. Sei viaggi di terra, secondo pezzo di recinzione, 4 giornate di operai e tutto il materiale per fare la tubazione per lo scarico dell'acqua. Se consideriamo anche l'acquisto del mini escavatore, abbiamo superato le 50.000 euro totali di spesa. E c'è ancora, ancora tanto da fare. Ma come sappiamo raga, i soldi bisogna farli girare. Settimana prossima, nuovo video bomba. Scaricate Bitpanda. Ciao raga.